questa puntata. Guerra in Israele, approvata una mozione. Toscana, multi-utility, prima azionariato diffuso e poi la borsa. Certaldo, Boccaccesca, compie 25 anni. La guerra scoppiata in Israele e gli orrori che stanno devastando quella terra. Il dolore per una nazione e i riflessi sulla sicurezza e sull'economia europea. Il Consiglio regionale ha fatto un minuto di raccoglimento in apertura della seduta e ha approvato una mozione. Ho voluto far partire i lavori del Consiglio stamani con un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti di questa tragica barbarie che il gruppo terroristico di Hamas ha scatenato. Donne, uomini, bambini, tanti bambini sono stati uccisi dalla violenza del gruppo terroristico di Hamas. E allora in aula ho chiesto un impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un documento unitario che sostanzialmente chiedesse di porre fine a tutta questa violenza, di esprimere vicinanza al popolo di Israele, di costruire le condizioni perché si creino corridoi umanitari. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Oggi evidentemente è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Le immagini di violenza che arrivano ogni giorno da quei territori devono terminare il prima possibile. Serve un impegno dell'Europa. Un impegno forte, l'Europa può giocare un ruolo fondamentale per fermare tutto quello che sta accadendo ed esprimiamo anche ferma condanna verso l'azione terroristica di Hamas. Sì, mi fa piacere che il Consiglio regionale della Toscana sia riuscito a produrre un atto unitario, un atto che condanna in maniera univoca e senza se e senza ma qualsiasi atto di terrorismo, che si stringe vicino alle popolazioni colpite dalla violenza, che rifugge la violenza come metodo per risolvere controversie internazionali e che auspica che il mondo libero possa fare il proprio ruolo, cioè lavorare per arrivare a una situazione di pace. E anziché votare 4-5 atti differenti, uno per forza politica, se ne sia votati uno solo, credo sia un segno di maturità anche di tutte le forze politiche che siedono nel Consiglio regionale della Toscana. Ritengo sia un gran risultato, un bel segnale la voce che arriva dal Consiglio regionale della Toscana di una condanna unanime nei confronti dell'attentato veramente vile e crudele che Hamas ha sferrato nei confronti delle popolazioni israeliane e anche di solidarietà a tutte le popolazioni coinvolte. Non è scontato che le maggioranze e le opposizioni si mettano d'accordo sulle cose. In questo caso noi abbiamo lavorato perché questo avvenisse, partendo anche da un documento che noi avevamo presentato. E credo che la richiesta che è lì contenuta di uno sforzo che deve riprendere dal punto di vista diplomatico e che veda anche l'Europa come protagonista per far cessare le armi, per aprire corridoi umanitari nei confronti della popolazione di Gaza che ora si trova nelle condizioni di dover sfuggire magari anche ad ulteriori azioni di guerra. Tutto questo ha messo d'accordo maggioranza e opposizione e credo che sia una richiesta che speriamo sia veramente ascoltata dal mondo politico, dal mondo politico nazionale ma anche internazionale, perché da qui, una terra di grande civiltà, abbiamo cercato di unire solidarietà, richiesta di umanità e anche la cessazione delle armi perché riprenda quel cammino e quel progetto di due popoli in due stati che possono vivere pacificamente. È un atto importante, serve soprattutto a far capire che l'intento
Il primo intento che deve essere portato avanti in questo momento è garantire alla popolazione civile inermi la possibilità di mettersi in salvo. Con i corridoi umanitari abbiamo sentito purtroppo che l'Egitto questa mattina ha negato la possibilità di un corridoio umanitario per Gaza, ma soprattutto per cercare di mettere in salvo tutte le persone in attesa della de-escalation che deve essere assolutamente portata avanti dalla comunità internazionale. La mozione in questo senso spinge l'Italia insieme all'Europa ad avere un ruolo forte per questo processo che deve portare finalmente a una pace dopo decenni in cui quella zona del nostro pianeta non riesce a trovarla. E credo che sia importante soprattutto anche nell'ottica della cooperazione internazionale. In Toscana purtroppo non è come la vorremmo, facciamo molta poca attività di cooperazione internazionale, ma sulla cooperazione sanitaria abbiamo ancora dei passaggi che possono essere fatti. Io credo che il prossimo auspicio che dovremo fare per la regione e impegno sia quello di cercare di dare una mano sotto questo profilo per tutti quelli che hanno bisogno di assistenza sanitaria in quelle zone di guerra. Ma credo quanto sta succedendo è una sofferenza per ciascuno di noi, una sofferenza sotto il punto di vista umano, politico, vedere civili sgozzati, bambini uccisi, giovani che festeggiano essere deportati, prigionieri e uccisi, è una tragedia di carattere umano. Secondo me l'opinione pubblica internazionale è fin troppo silente rispetto al dramma che sta vivendo il Medio Oriente e quello che si sta consumando con una faida reciproca credo che meriti un impegno importante dell'Unione Europea, del nostro governo. Serve una presa di posizione netta di condanna della violenza di Hamas e di una risposta ovviamente legittima che comunque deve non uccidere, non interessare i civili. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due stati di vivere in armonia. Serve un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite che ne hanno anche un pezzo di questa responsabilità se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni che oggi si stanno defilando fin troppo da un'assunzione di responsabilità e di presa di posizione. Quindi credo che l'Unione Europea in primis mi sembra non stia facendo nulla e questo è molto grave. Deve invece entrare in campo e giocare una partita per la diplomazia e per la pace. Ora azionariato diffuso, poi la borsa, così il presidente della Toscana Eugenio Giani rispondendo in aula a una interrogazione del capogruppo di Forza Italia Marco Stella sulla Multiutility Toscana, la holding dei servizi pubblici con le partecipate comunali. La costituzione della Multiutility è un passo avanti in Toscana nel processo di aggregazione delle aziende e dei servizi. È importante che questo processo vada avanti coinvolgendo sempre più territori, come pare stia succedendo in questi mesi. Poi si porrà il tema di come finanziare gli investimenti. È una società che serve per fare investimenti nei rifiuti, nel settore idrico, nel settore energetico e quindi l'azienda poi dovrà porsi il tema di come finanziarsi. Se non è la borsa sarà un altro sistema, però l'aggregazione forte permette ai cittadini toscani di non avere soggetti industriali di altri luoghi che vengono a colonizzare la Toscana e quindi poi a fare utili sui servizi pubblici dei cittadini toscani. Questo è l'obiettivo, avere un soggetto strutturato che riesca a governare e a dare servizi pubblici essenziali per tutti noi, contenendo il più possibile i costi e facendo gli investimenti che sono necessari. La Multiutility oggi è stato argomento d'aula perché il presidente Giani ha detto chiaramente che potrebbe essere una società non quotata in borsa. A nostro avviso questo è un elemento determinante, ma chiaramente per come viene posta oggi la Multiutility non ha molto senso posta così com'è. Noi crediamo, per quanto riguarda per esempio la gestione del settore idrico, e lo sta facendo proprio l'autorità idrica toscana anche in questo periodo, delegando e quindi creando dei subambiti e quindi cercando in realtà una gestione ben diversa rispetto a quello che sui rifiuti, sulla gestione dell'acqua, dell'energia, la regione in questi anni ha cercato di accentrare. Sicuramente si sono peggiorati i servizi, si sono aumentati i costi e
nei termini in cui questa discussione viene portata avanti sulla multi-utility, non crediamo che possano risolvere i problemi veri dei cittadini, che è quello di pagare bollette meno care e servizi più adeguati. Lo scontro che sta avvenendo all'interno della maggioranza sulla questione multi-utility è lo specchio della confusione che regna a livello di visione che c'è in questa maggioranza e in questa giunta, e che lei è la cosa che ci preoccupa di più. Noi siamo fortemente contrari innanzitutto alla quotazione in borsa, che significa mettere le tariffe e le cifre delle nostre tariffe dei servizi, quindi l'acqua, il gas e la gestione dei rifiuti, nelle mani di una borsa che è completamente staccata da quella che invece sono le funzionalità, soprattutto l'acqua, che dal referendum di ormai di più di 10 anni fa deve ritornare pienamente pubblica. E siamo fortemente contrari anche perché quello che riguarda il piano rifiuti, e che è profondamente legato al progetto di multi-utility, fa capire che probabilmente non ci sarebbe neanche la tenuta finanziaria per un progetto del genere. Ecco perché continuiamo a portare avanti, a sostenere la totale contrarietà, e anzi sosteniamo la ripubblicizzazione completa di tutte le società che gestiscono acqua, ma anche quelle che gestiscono gli altri servizi essenziali per la popolazione. Multiutility è un progetto industriale che ha visto dei sindaci fare delle scelte rispetto a delle società partecipate. Non tutto il territorio toscano è stato coinvolto in questo percorso, e credo che noi dobbiamo, da nostra parte, come politica toscana, determinare le condizioni per il lavoro delle aziende in Toscana. Io sono un liberale convinto in termini economici. Noi mettiamo in campo le regole, mettiamo in campo la programmazione, definiamo quelli che sono gli impianti che servono, per esempio rispetto alle produzioni e al riciclo dei rifiuti. Dobbiamo consentire di avere l'energia, il calore per i toscani a un prezzo più basso per cittadini e per imprese. Dobbiamo migliorare nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti, e dobbiamo soprattutto favorire di avere un sistema industriale che produca delle economie. Poi i sindaci, le società partecipate devono fare il proprio lavoro. Quindi molte volte credo ci sia una sovrapposizione di ruoli. Molti sindaci, a mio avviso, sono entrati a gamba tesa a sproposito su questa questione, perché poi le aziende devono fare le aziende, i sindaci devono fare i sindaci, e soprattutto la regione deve fare la regione. Io sto in regione e come tale il nostro compito è fare la programmazione, e credo che la stiamo facendo e facendo bene. Boccaccesca 2023 si svolgerà a Certaldo da venerdì a domenica 15 ottobre. Quest'anno l'iniziativa raggiunge un traguardo importante: 25 candeline, ormai una rassegna consolidata e apprezzata nella promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali del panorama nazionale. Sì, Boccaccesca è arrivata alla 25esima edizione, un quarto di secolo, quindi una manifestazione più che consolidata, che è partita tra le prime che hanno voluto coniugare l'enogastronomia al luogo, al turismo, cosa che poi negli anni si è sviluppata anche in tanti altri territori, e che qui ha voluto comunque rappresentare un punto di avanguardia che ora è consolidato e che rappresenta un momento di presentazione delle eccellenze enogastronomiche, un momento per vivere il borgo di Certaldo, quello alto, quello medievale, però anche tutto il paese di Certaldo. Insomma, una bella occasione per conoscere Certaldo, e in questo caso attraverso Certaldo le caratteristiche di tutta la Toscana. Ma questa edizione innanzitutto è il 25esimo anno, e parlare di street food 25 anni fa non è certo come oggi, che la troviamo ovunque e tutte le settimane. Boccaccesca è comunque un evento ancora unico, un evento che coinvolge a Certaldo la parte alta e la parte bassa del paese, e secondo noi quest'anno sta proprio cercando di rimanere anche più moderna e al passo con i tempi, inserendo una serie di eventi anche musicali sia nella parte alta che nella parte bassa, che faranno sì che la festa rimanga ancora una festa importante per i prossimi anni, al passo con i tempi. Abbiamo in programma tantissimi espositori da tutta Italia, le cose più disparate, dalle bombette dalla Puglia, il caciocavallo impiccato, le cose più, diciamo, più nuove ma anche conosciute, anche perché in 25 anni Boccaccesca io ne ho viste tante, sinceramente, dal primo anno che si è costruita. Quindi poi, cioè, come ha detto Franco Brogi, la musica e l'artigianato che fa da accompagnamento, da cornice a tutto quello che è il cibo. Ci sarà la novità, ci saranno degli street food particolari su in Certaldo Alto, la cipolla, 100 sfumature di cipolla, e quindi
tante cose, ecco. Boccacesca è sempre una sorpresa, sinceramente non vogliamo mai, vogliamo stupire i nostri visitatori.